Ah, ragazzi, un saluto a tutti. Siamo arrivati nuovamente a Natale. È passato un altro anno, quindi un altro Natale insieme. Mi sono vestito anche a tema, rosso, bianco. E sì, ragazzi, comunque, prima di andare avanti, auguri di buon Natale. Fatemeli anche voi qui in basso nei commenti, ve li farò tutti. Tranquilli, risponderò a più non posso se ce la faccio. Quindi, ragazzi, auguri di buon Natale e grazie per essere arrivati nuovamente a quest'altro Natale insieme. E Natale è quel momento in cui dove si aprono regali, quindi prendiamo i regali da sotto l'albero, li scartiamo. Spesse volte ci sono dispositivi che vanno, dispositivi che vengono. E questo è il mio caso, ragazzi, perché questo Natale purtroppo c'è stato un dispositivo che se n'è andato. Sì, avete letto bene il titolo di questo video. C'è stata una delle due fotocamere che mi ha abbandonato, ma subito dopo di quella lì il posto l'ha preso un'altra. Infatti vi dico subito che da questo video in poi ci saranno video in 4K sul canale. Quindi ho alzato un pochino l'asticella della qualità video sul canale con questa nuova fotocamera. Ma tutto il resto ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, nuovamente tanti auguri di buon Natale. Aspetto i vostri commenti qua in basso per gli auguri, vi risponderò tranquilli, ma torniamo a noi. Allora, che è successo? Vi ricordate che io avevo due fotocamere, la Nikon, tranquilli, a quella lì non è successo nulla, non mi ha mai tradito, ha sempre funzionato e tutt'oggi funziona ancora, anche con batteria tampone, quindi non ho problemi, ed è la mia fotocamera primaria. Al momento è passata a secondaria perché ci sta questa qui con cui state vedendo questo video, che sta registrando il 4K. Quindi al momento l'ho parcheggiata solo per quanto riguarda la questione video, inquadrature secondarie, ma comunque se sto in giro utilizzo comunque lei come camera primaria perché ho gli obiettivi, mi posso sbizzarrire a fare foto. Ma al di là di questo, se vi ricordate, avevo anche l'altra camera, ovvero la compatta, quella della Canon modello PowerShot SX730HS, da più di 3 anni di vita, quindi l'avevo acquistata circa 3 anni fa. Che è successo? Ragazzi, qualche settimana fa, il giorno prima, stavo girando delle clip, proprio girando le clip, e disse ok, filmiamo un po' le riprese video, le continuo domani, posai la fotocamera lì nello zaino, nel suo succio, il giorno dopo la presi. Ragazzi, nel panico, metto la batteria tampone, metto in corrente, vado per accenderla, nulla, la fotocamera non ne vuole sapere nulla, niente ragazzi, la fotocamera non va. Io vado nel panico più totale, dico ok, allora sarà la batteria tampone che è difettosa, mettiamo le batterie, quelle sue, metto la sua batteria originale Canon, non ne vuole sapere, provo le altre due batterie, nulla, non ne vuole sapere di accendersi. Ragazzi, credetemi, vado ancora più nel panico, dico ok, non funziona più, però fortunatamente la SD sono riuscita a recuperarla, dico vabbè, le batterie sono scariche, proviamo a ricaricarle. No, nulla ragazzi, le ho ricaricate, ma niente, non c'è stato nulla da fare, niente di niente. Però cioè, adesso la tengo lì buttata, non so che farmene, se la mando all'assistenza Canon passeranno sicuramente 1 o 2 mesi, perché non so i loro tempi di assistenza, ma sicuramente si sarà bruciata del tutto. Ma come detto all'inizio di questo video, il suo posto, grazie a Black Friday e sconti, sono riuscito a prendere una nuova fotocamera, una fotocamera che mi consentisse di andare ad alzare un po' l'asticella della qualità video. Ed infatti, come detto prima, da questo video in poi ci saranno video in 4K qui sul canale, da questo video in poi, da questo Natale in poi, ragazzi, quindi video in 4K assicurati. E la fotocamera che ho acquistato è di casa Panasonic, con il modello Lumix G80M, ed è una mirrorless full frame full touch. Ragazzi, allora adesso non sto qui a parlarvene perché non vi porto neanche l'unboxing, perché non vedevo l'ora di aprirla, di provarla. Infatti, oltre a questo video, sto facendo altre prove, la sto provando con lo stabilizzatore, sto vedendo un po' come si comporta, e devo dire che, ragazzi, non si comporta affatto male. Ma credetemi, anche solo vedere
diciamo il copriobiettivo, ragazzi, Lumix ha il suo fascino, quindi cambiare da un produttore all'altro, imparare nuove funzioni, nuovi metodi di ripresa, insomma, ma soprattutto avere un display touch 4K sono valori aggiunti che non vi sto qui a dire. Però arriverà un video specifico su di lei, magari, non so, verso gennaio, non ve lo so dire, farò tutte le mie prove e arriverà qui sul canale, vi darò un po' le impressioni che hanno fatto su di me per quanto riguarda questa fotocamera. Quindi ragazzi, nulla, questo è quanto, vi ho parlato un po' della fotocamera che mi ha abbandonato, quella che è entrata, sì, mi sono autoregalato una fotocamera perché mi serviva, e niente raga, questo è quanto. Allora, adesso, ditemi la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi qualche volta avete avuto qualche disavventura con la vostra fotocamera, insomma, quello che volete, e se volete anche per gli auguri. Quindi ragazzi, nuovamente auguri. Dopo i commenti lasciate un bel pollicione in su se questo video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale perché mi aiutate tanto, speriamo che questo fine anno riusciamo a superare i 10.000 iscritti, perché ci tengo veramente tanto. Non siamo riusciti per Natale, ma spero almeno per fine anno, quindi ragazzi, forza, iscrivetevi al canale. Dopo essere iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati per quanto riguarda i miei video in uscita qui sul canale, ma condivideteli anche, perché questo è il supporto più grande che voi potete darmi. Mi trovate anche su Instagram, chiocciola MiticoSnake, e proprio su Instagram, se mi avete seguito in questi giorni ragazzi, vi ho spoilerato qualche foto che ha scattato questa Lumix, vi ho fatto qualche scatto proprio dove io ero ritratto con questa Lumix, quindi ragazzi, diciamo che in un prossimo video su questa fotocamera ci sarà tanto da parlare e probabilmente lo dividerò in varie parti, ma al di là di questo ragazzi, nuovamente tanti auguri di buon Natale e noi ci vediamo sempre qui sul canale direttamente a anno nuovo per nuovi video di anno nuovo, ragazzi. Quindi noi ci vediamo qui nel prossimo video e all'anno nuovo. Ciao e nuovamente ragazzi, auguri di buon Natale. Ciao.